Ormai da 2 anni nella regione Umbria l'ape ligustica è stata iscritta al registro delle specie autoctone perché questa sottospecie è a rischio di erosione genetica, non solo in Umbria ma a livello nazionale. Gli alveari si aprono da dietro. Sì, attraverso l'uso del fumo, che chiaramente ci sia un declino di tutti gli insetti impollinatori, comprese le api, ma io direi procurato dall'uomo, sia con l'utilizzo degli agrofarmaci, ma anche proprio con le monocolture, diciamo così, il depauperamento dell'ambiente e dei territori, cioè l'abbandonare dei terreni non vuol dire che si favorisce poi la presenza degli insetti impollinatori, perché gli insetti impollinatori hanno bisogno anche di una gestione del territorio da parte dell'agricoltore. E poi chiaramente l'importazione continua di materiale dall'estero, come avviene anche nel mondo vegetale, porta con sé l'introduzione di patogeni nuovi, di virosi, batteriosi nuove, portano anche a un'elevata mortalità delle nostre api. Come è successo in alcune zone della Cina, le persone sono costrette a salire sopra la scala per impollinare manualmente uno per uno i fiori. Ecco, questo è la fine dell'umanità. La bellezza dell'Italia, e noi diciamo anche abbiamo detto dell'Umbria, a volte è legata proprio alla presenza di questi insetti, sia selvatici che delle api da miele. Perché? Perché con il loro lavoro incessante di impollinazione riescono a garantire la presenza sulle nostre tavole di frutta, verdura, ma soprattutto a mostrarci un ambiente, anche da un punto di vista turistico, paesaggistico, che è biodiverso, con tutte le sue fioriture che si alternano nella stagionalità del nostro ambiente mediterraneo. Qua ci troviamo a Ponte Valle Ceppi, nell'apiario di selezione. Ci sono circa un centinaio di alveari. E considerate, se vogliamo dare un'idea del numero di api, ogni alveare può contenere dalle 30 alle 80.000 api, a seconda della grandezza, del periodo della stagione e dello stadio di sviluppo della famiglia. Abbiamo un bel documento del 1600 di uno scambio tra Galileo Galilei, che regala a Federico Cesi di Acquasparta, duca di Acquasparta, un occhialino per vedere più da vicino le cose della natura. Abbiamo la prima rappresentazione tridimensionale con descrizione degli organi dell'ape. Ora, che lì ci sia scritto ligustica non c'è scritto, perché la classificazione di quest'ape italiana avviene a cura del conte Massimiliano Spinola nel 1806. Però chiaramente l'ape autoctona italiana è l'Apis mellifera ligustica, perché le barriere naturali non hanno permesso ad altre sottospecie di valicare le Alpi o il mare e quindi di contaminarla negli anni. Quella che l'ha definita l'ape d'oro è proprio legata al fatto che la nostra ape ligustica ha il terzo tergite addominale di colore giallo-arancio, cosa che non è presente nelle altre due sottospecie di api europee, l'Apis mellifera mellifera e l'Apis mellifera carnica. C'è un'altra funzione che le api possono svolgere, un po' come sentinelle dell'inquinamento, come avete dimostrato nel vostro progetto B2B. Il progetto in questione è stato fatto nell'ambito di una convenzione tra noi apicoltori, l'Università di Perugia e l'AST di Terni, per monitorare nell'ambiente circostante questa azienda il grado di inquinamento. L'ape si posa sui fiori, tutto quello che trova lo porta all'interno dell'alveare. Quindi, analizzando successivamente i prodotti che troviamo nell'alveare, cera, propoli, miele e polline, e compreso il corpo stesso delle api, è possibile risalire agli inquinanti che sono presenti in un determinato areale. Ci dà il termometro di quello che avviene nell'ambiente.